dei versi che ho dedicato a un cosiddetto poeta lapidario. È una poesia un po' molto particolare, direi, che ecco, come io avessi fatto una rivendicazione sui delitti permessi da Dio, quei delitti le quali vittime erano gli ebrei, e Dio permise quella catastrofe, come sappiamo, quanto successe 70 anni fa, no? Io per rivendicare, diciamo così, per prendere in giro la cattolicità, al padre ideale del poeta lapidario, appena cannibalizzato dal corpo di Cristo, il Führer bambino sognò la prominenza del petto di Maria. Vide con gioia che non era diverso da quello di sua madre, formoso e tinteggiato dal sole. Friggendo gli ebrei, sognò il Messia che su due guanciali russava, sbavando l'infermità del vecchio mondo. E questa è pubblicata? Nell'ultimo mio libretto Non è proprio il che signore. no, l'ultimo portato per ogni eventualità. L'hai portato? Per ogni eventualità ho portato una copia del mio libro. Ebbene, allora così finalmente quello lì me lo dedichi a me, visto che va bene, Va Aldo. bene. Questo Vediamo. è il mio ultimo, Danza di parole. pubblicato quest'anno. Aldo, che cos'è per te la parola? È infatti una danza. È una danza. Una danza molto particolare. La parola deve essere ispirata prima di Allora ti faccio un'altra domanda sul tuo fare artistico. pronunciarla. Prego. Cioè, quando tu componi, ci pensi, è una cosa che viene così, cosa succede dopo che hai trascritto i versi? Pensi che ci sia un fruitore? Cioè, oppure la poesia esiste già di per sé come il sangue che esce quando ti tagli? Io di solito compongo secondo il ritmo del cuore, che mi permette di aprirmi alla mente per far sì che dopo un verso, dopo un altro verso, dopo un ripensamento, ci siano delle qualità versatili. Fino a dire, ecco, fino a qui sono riuscito ad arrivarti. E ti sei accorto che eri un poeta o te l'hanno detto? Tutti nasciamo poeti, è solo l'autore che con grande fatica e con un vissuto particolare riesce solo con questo attrito con il mondo e con se stesso, si riesce ad uscire quei versi, che compongono finalmente una poesia che può essere definita tale, che rispecchia il mondo e la situazione attuale soprattutto. Quindi ha un'attenzione all'attuale, tu dai, sì è vero, nelle tue poesie si parla sempre di attualità, vero?
Ma cosa ti volevo dire? Io quando mi era già capitato di intervistarti una sera al Paradiso Perduto, così incontrato per caso, e ogni volta che parlo con te mi viene sempre in mente Federico Tavan, che era uno scrittore, perché purtroppo è morto da pochi anni, è morto da 4 anni. Era uno scrittore che ha avuto come te un denominatore comune, cioè come te e come tu ti definisci, è stato un ex cliente dei manicomi, com'è che li dici tu? Anche lui ha avuto questo percorso di vita. Se un artista non ha conosciuto il manicomio, non sarebbe più. Infatti? Non sarebbe più, diciamo, degno di essere definito tale. Vero. Infatti lui, Tavan, che è un po' il poeta della diversità, e anche lui dice del caso che ti piomba addosso, cioè è un caso che ti piomba addosso, è un poeta del dolore di vivere, ma anche dell'insostenibile bellezza dell'essere viventi in questo mondo. E lui dice, a un certo punto dice, ringrazio la solitudine che mi hanno dato per diventare poeta, ringrazio la pazzia che mi ha permesso di restare me stesso. Così scrive Federico Tavan. Quello che praticamente ho detto sempre io nelle forme, diciamo, non come in inglese, come bravo Federico Tavan. Lui scriveva in lingua friulana. Io adesso qui l'ho prese quelle tradotte, perché io non, è bellissimo sentirlo letto in friulano, ma non. Sì, e anche lui ha avuto manicomio, così come anche Alda Merini, che dice che la follia è un tirare giù una saracinesca, cioè è il modo di dichiarare guerra a chi vuole la nostra vita. Tu cosa pensi, Aldo? La follia è una difesa? Siccome ogni persona ha diversi muri e diverse aperture per uscire verso un qualcosa più o meno accettabile di questa vita, che essendo condizionata dalla morte, non può farne a meno di un pensiero, che anche se annoia il pensiero stesso, cioè nel senso di compenetrare il male anziché il bene, perché il bene esiste in quanto esiste il male. Se poi il male esiste in quanto esiste il bene, che poi c'è un gioco di parole, ecco che allora diventa tutto un bailame di forme poetiche, siano esse pittoriche, scultore, eccetera. E diventerebbe come un. Bisognerebbe al fine trovare una similitudine che possa essere in sintonia con l'universo, e che al fine si possa dire basta, mi fermo, altrimenti non finirei mai. Ti posso chiedere un po'? Aspetta, facciamo una pausa un secondo. Sì, la telecamera. Non sarà perché la tonalità della mia voce è equivalente al tenore di mio padre quando cantava una famosa canzone, uno stornello, che riguardava il leone di San Marco, il leone. Con un pallone, insomma. Ti posso chiedere una cosa? Io vorrei tanto che tu ci leggessi questa poesia che ha scritto Federico Tavan, e che è scritta qui e tradotta in italiano. Lui l'ha scritta in lingua friulana. È una poesia di quando lui è tornato a casa dal manicomio.
si chiama La nave spaziale. La nave spaziale. Spero di poterla cadenzare. Sì, come ti viene, Aldo? Come... Ecco, spero naturalmente di ritrovarmi. Dunque, posso? Sì. Grazie. La nave spaziale. Questa non è una fiaba per bambini, è una storia vera da matti. Il 18 agosto dell'82, appena uscito dall'ospedale, mi sono chiuso in camera, ho messo due armadi ed un comodino davanti alla porta. Poi mi sono disteso sul letto come un astronauta. Fuori dalla porta mi chiamavano tutti: esci, esci, no, no, sono in volo nella nave spaziale, non disturbatemi, voi siete di un altro mondo. E passavano le ore, intanto incrociavo stelle e galassie ed uccelli strani. Lo specchio faceva da oblò e del soffitto da firmamento. E da fuori, molto preoccupati, esci, esci, oh Dio, è matto. Io continuavo a volare ancora 2000 anni luce. E sarei arrivato sul sole. Le ombre sui muri e dei rumori delle macchine facevano il rumore del motore della nave spaziale. E son passati 2 giorni. Esci, esci, non mangi? Oh Dio, è matto! Buttiamo giù la porta, ma la porta resisteva. Ed io in alto, più in alto, e fuori tutto un rumore. Esci, esci, cosa fai lì? Su, da bravo, oh Dio, è matto, lasciatemi stare, sono sulla nave spaziale, fugo, e del mondo lo vedo lontano, e gli uomini piccoli piccoli. E sono passati 3 giorni, hanno forzato la porta, hanno buttato giù gli armadi ed il comodino. Io li aspettavo, nascosto, sotto il letto. Oddio, sono arrivati gli umani! Bravo, Aldo. Federico Cavallo. Bisognerebbe rivedere, ovviamente. No, ma era bellissima invece letta così. Grazie, Aldo, ti ringrazio tantissimo. Io vorrei portare questa tua intervista al Festival di Letteratura in Friuli. Ah, vabbè, grazie. Mi piacerebbe che ci venissi tu al Festival della Letteratura in Friuli. Come ti ho detto ieri, che io essendo un tipo molto 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 solitario, molto stanziale, anche se dove abito non vorrei mai averci abitato, eppure sarà questa città, questi angoli di verde che dominano i palazzi, per quanto belli non saranno mai come gli alberi, ad esempio, tanto per dirne una, che vorrei che non sconfinasse nella retorica, ma purtroppo l'argomento equivale anche a una cadenza, di scadenza. Grazie, Aldo, andiamo a bere un'ombra? Ah, bene, bene. Andiamo. Ora se la reciterei. Sì, magari. Sì, così anche per aprirmi un pochino. Certo.
potete ripeterlo. Va meglio. La patata, il caro frutto quasi rotondo che dopo il latte materno sostituì la bontà del pane e della polenta che nelle battaglie di infinita ignoranza nutrì l'ansia di pace, l'evento di una tregua, mi dà la dolcezza del primo canto. Da fanciullo scalzo tra il focolare spento e la madre curva sulla trama dei merletti, piansi a lungo per un vecchio tubero a me negato. Negato perché? Perché in tempo di guerra doveva esserci a cena a qualcosa sul piatto. Quando l'hai scritta, Aldo, questa? Alcuni anni. Ma questa non l'hai pubblicata? Pubblicata, sì. Ходя дни и годы, и бегут века, уходят и народы, и нравы их, и моды, но неизменно вечно лишь одно любимино. Пускай проходят века, но власть любви велика, она сердца нам пьянит, она как море бурлит. Люби волшебное вино, на радость людям дано огнем.